Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sto preparando la pappa a paprika al cane perché le crocchette erano finite, quindi l'onza, come dice la veterinaria, legge così, per sostituire l'arrivo delle crocche, che male non le fa, anzi, a volte farle questo mangiare aiuta moltissimo. Faccio un video perché sono molto di fretta. Ma volevo esprimere con voi, aspettate che ho messo, vediamo senza far casino se riesco a farvelo vedere. Al sandalo. Me lo sono messo qua vicino, mi dà un bel profumo. Ecco qua l'essenza, no? Al sandalo. No, sono qua per esprimere, ragazzi, ascoltatemi bene, un concetto fondamentale che va benissimo. Scusate, sembra vi minaccio. Va benissimo. Sia per noi adulti con figli o non per forza figli, proprio in generale nella vita, no? Ma sia per qualche ragazzo, soprattutto ragazza, un po' grandi, un po' più adolescenti, ecco, dove devono subire queste cose, anche se, ahimè, io e le mie bambine, che in un modo che in un altro, ci siamo trovati già da un po' prima dell'adolescenza in queste situazioni. Allora, io ho una gran fortuna, ragazzi. Aspettate, sciacquo le carote perché poi devo scendere perché oggi è una giornata particolare. Maritozzo esce prima, dobbiamo andare, insomma, a fare delle cose un po' delicate. Non ve le dico perché sono cose del Maritozzo, poi se ha voglia lui di raccontarvele, perché il Maritozzo, o il Modiglia, come lo chiamate, insomma, tanto dalle carote, lui è molto affezionato a voi, ci tiene, vedete che tante volte nei video, nelle dirette, lui collabora quando c'è, e quindi, insomma, si diventa poi un po' tutta una famiglia, soprattutto quando si è poi chiusi qua dentro, non per qualche motivo in particolare, o meglio, io non ce la faccio, Maritozzo, oltre al suo lavoro che è molto duro, si smazza anche la famiglia, come giusto che sia, perché io do il massimo, ragazzi, per chi mi conosce, ma no perché sono a casa e allora aspetta tutto a me, no, non per questo. Però io lavorando da casa, a parte che ultimamente ho fermato un attimino il lavoro. Oh, scusate, non ho messo la benda. Se sono i bambini, non fate vedere il buchetto. Lavoro anche da casa, ma autonomamente, quindi posso anche decidere a mio discapito di saltare. Ma sono dell'idea, uomo o donna che sia, in una famiglia, se sei a casa, ti occupi del fondamentale. Io penso di sbagliare così, poi ovvio, quando arriva lui, già per i miei problemi che ho, che ormai tutti sapete, non esattamente, ma avete capito che è un po' un palcoscenico questo, no? In realtà la vera cosa che non succede, dovreste trovarmi sul... Oh, ha letto così, ma detto ciò, ci si fa forza e va avanti. Allora, non perdiamo però il filo del discorso. Faccio questo video. Ah, innanzitutto, prima di dire cose un po' meno piacevoli, innanzitutto grazie, 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 grazie per il sostegno, credetemi, che ricevo, soprattutto privatamente, perché poi i programmi si aggiornano, a volte mettono i blocchi commenti, però mi arrivano di là. Insomma, mi date, sembra che anche quando faccio i reel simpatici, tipo del continuo del viaggio in Maritozzo, un po' per divertirci, perché insomma, il Tiabio se sei mamma è anche un po' di svago, un po' di creazione. Più che altro mi diverto poi io, forse. E però, veramente grazie. Continuate a sostenere. Adesso io parlo in generale perché questo video andrà ovunque. Il Tiabio se sei mamma perché in privato, soprattutto, mi arrivano anche dei consigli da dare su cose abbastanza serie.
ed è per quello che adesso vi parlo. Allora, è una giornata, oggi vabbè, particolarmente, ieri era il pre-giornata particolare, cioè oggi, dove insomma sarà un po' dura per il maritozzo fare alcune cose, no? Ovviamente io gli sto accanto e non li sto facendo pesare in niente, anche se sono veramente furibonda, perché ricominciano i problemi scolastici. Parlo molto in generale, quindi mi sono mossa io, ho fatto tutto io, chiesto appuntamento io, sono stata molto educata, addirittura con me sono messo a posto, perché di una maleducazione del genere io l'avevo detto, aspetto a pubblicare recensioni che Google, sapete, lavoro anche per Google Maps, no? E Google e TripAdvisor, quindi ho tutto il materiale, ma ho aspettato per questo istituto, perché mia figlia lo frequenta, andava tutto bene. No, poi le cose sono di nuovo cambiate. Allora, quello che io voglio dire anche a voi ragazzi, condividete per favore, perché ci tengo tanto che lo guardino i ragazzi o le ragazze, insomma gli adolescenti. Non permettete mai, mai a nessuno di mettere sotto una sedia la vostra dignità. Non permettete mai a nessuno che interferisca sul vostro futuro, rovinandovi, dandovi attacchi di panico, agitazione e rovinando tutto il resto delle materie, in questo caso parlo di scuola, ma in generale della vita. Perché per colpa di un solo elemento, per chi è più forte ma fragile, perché anche Tiabi è molto fragile, anche se forte, però non dovete permettere a nessuno di farvi stare così. Questo non vuol dire che bisogna mancare di rispetto, che sia scuola o lavoro, al superiore, ma parlare con educazione, cosa che è stata fatta, io ho insegnato peraltro ai miei figli, cosa che fanno. Addirittura sono arrivata a tacere, questo non basta. Non lo permettete, ragazzi, perché poi, se siete un po' sensibili ai motivi, si ribalta tutto contro anche verso tutto il resto delle materie in caso di scuola, ma è anche così nella vita. Troverete sempre un capo, un amico, un qualcuno, ma nessuno si deve permettere di mettere la vostra persona, la vostra anima, il vostro essere sotto una sedia. Io ho già provveduto. Questo per dirvi, torniamo ai genitori. Io ho tutto dentro di me, maritozzo non si tocca. È una giornata troppo dura e lo sarà forse anche domani. Sto facendo tutto da sola, nel giusto, nel giusto. E per chi mi conosce bene sa che ogni stress per me vuol dire un blackout di almeno una settimana. Ma per i figli, per la famiglia, ma anche per un amico. A proposito, anche per un amico lo si fa. A proposito di amicizia. Per alcuni, facile, eh? Facile. Lasciare andare. Ah, beh, non mi rispondi, ci ho mandato due messaggi carini. Ma cosa deve fare una persona malata terminale o con dei pensieri grossi, ma anche in generale le persone, no? Quando non gli viene chiesto un come stai, scusate un attimo, poi riprendo.